Vorrei che noi ci incontriamo con lo Spirito, con la persona dello Spirito, perché lo Spirito ci illumini e ci faccia prendere coscienza della nostra identità, perché la crisi che tante volte ci tormenta è la crisi di identità. Chi siamo noi? Se noi siamo coscienti di essere figli di Re, di essere un gruppo privilegiato del Signore, se siamo coscienti della nostra sublima vocazione, prendere coscienza della propria dignità, del grande dono che Dio ci ha fatto, della sublima vocazione di essere stati chiamati da Dio al rinnovamento nello Spirito, non tanto all'associazione. Questo è un dato giuridico che ci interessa poco, quanto alla partecipazione del dono grande di Dio, che è una carica dello Spirito Santo, quanto nell'essere stati coinvolti da una corrente divina che passa per il mondo e di essere protagonisti del rinnovamento che Dio vuole operare nella Chiesa e nel mondo, essendo noi chance per la Chiesa e speranze per il mondo, come profeticamente hanno detto i Papi. Qui si tratta di credere e non credere. Se noi crediamo alla parola di Dio che ci è stata consegnata, dobbiamo essere fieri della nostra appartenenza a questa corrente di grazia, di essere portatori di un dono per la nostra santificazione e per la nostra missione, che è rinnovare la Chiesa e rinnovare il mondo. Non abbiamo bisogno di attingere ad altri, già abbiamo il dono di Dio dentro di noi. Non è che abbiamo un dono diverso da quello che Dio ci ha dato, perché noi siamo cristiani e il battesimo ci inserisce in Cristo Signore, e noi siamo in Cristo Signore partecipi del suo Spirito, adoratori del Padre. Siamo cioè il popolo della Trinità, del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Però è lo Spirito che il Signore Gesù ci dà, una volta che riconosciamo la sua Signoria, che ci mette in grado di vivere come cristiani. Ecco allora l'effusione dello Spirito, che è appunto un nuovo modo dato dallo Spirito, una nuova illuminazione, un nuovo impulso, una coscienza nuova del dono ricevuto per vivere interamente, pienamente la vita cristiana, che la vita divina innestata in noi e la comunione col Padre, col Figlio e con lo Spirito. Se noi prendiamo coscienza della sublima vocazione a cui siamo stati chiamati, di essere i santi e di santificare il mondo, di essere cioè la santità di Dio, depositari della santità di Dio, per diventare santi, depositari della santità di Dio da trasmettere agli uomini, perché tutti gli uomini possono essere salvi, allora noi abbiamo una forza dentro di noi, una forza potente che ci farà vincere tutte le avversità e le difficoltà. Vivere da santi e lavorare perché il mondo sia santo. Portare la vita dentro di noi perché noi viviamo, e portare la vita negli altri perché anche gli altri vivano.
Questo è il primo punto di partenza che voi dovete porre davanti a voi stessi, su cui dovete riflettere stando davanti a Gesù sacramentato. Secondo punto, l'essere la comunità dei figli di Dio, l'essere i discepoli di Cristo Signore, comporta che noi abbiamo una nostra spiritualità, che non è diversa dalla spiritualità cristiana, ma che ha dei segni particolari, che sono propri della spiritualità cristiana, ma che noi mettiamo in risalto perché la vita cristiana sia pienamente vissuta. E allora ecco le linee della spiritualità nostra. Prima linea, ossia la nostra visione mia, siamo un gruppo che si raduna attorno a Cristo Signore, per cui la signoria di Cristo Signore, la proclamazione della signoria di Cristo è la prima linea che ci contrassegna nella Chiesa. Siamo i discepoli privilegiati di Cristo Signore, la signoria di Cristo. Ricordate, prima della effusione, noi facciamo l'atto di consacrazione, dove proclamiamo di sottometterci alla signoria di Cristo e di scegliere Cristo, che è il Signore di tutti, come Signore nostro personale. Entriamo perciò in una relazione personale, specifica, propria con Cristo Signore, cioè Gesù è il mio Signore, Gesù è il mio Signore, lo considero mio Signore. Questa peculiarità io vorrei che fosse sempre chiara. L'essere Gesù Signore significa entrare in intimità con l'opzione fondamentale di Cristo e fare propria l'opzione fondamentale di Cristo, la signoria di Cristo su di me, sul mio pensiero, sulla mia volontà, sul mio comportamento. L'immagine di Cristo deve risplendere nella nostra mente perché Lui è la verità. L'impronta di Cristo deve essere chiara nel mio cuore perché il mio cuore deve ardere di amore per Dio, di compassione per gli altri. La fisionomia di Cristo, la signoria di Cristo deve così forgiare il mio comportamento in modo tale che si vede il Cristo in me che vive, ossia far regnare Cristo dentro di me, proclamarlo Signore, significa metterlo davanti ai miei occhi, non tanto copiarlo quanto assorbirlo e lasciare che io sia trasformato in Lui per la gloria del Padre. Comunque, la signoria di Cristo comporta che nei rapporti degli altri io proclami che Gesù è il Signore, che Gesù è il Signore e che tutti debbono obbedire a Gesù Signore, gridare a tutti che il Signore è uno, che il Padre, ossia che Dio si manifesta in Cristo Signore, per cui difendere la signoria di Cristo, la divinità di Cristo, l'umanità di Cristo, che il Signore è Lui, non c'è altro all'infuori di Lui, per cui vivere per Lui, cioè essere di Lui, con Lui e per Lui,
coniugare, cioè, e declinare, come si dice in latino, io sono di Cristo, io sono per Cristo, io produco Cristo, io invoco Cristo, io sono in Cristo, genitivo, dativo, accusativo, vocativo, locativo, finché noi possiamo alla fine dire e proclamare il nominativo, io sono il Cristo vive in me, e vedere negli altri Cristo, che meraviglia c'è, che Cristo vive in me, che Cristo vive in te, che Cristo vive in noi, ecco la signoria di Cristo. E questo è tutto spiano, gli altri debbono identificarci come coloro che proclamano la signoria di Cristo e vivono la signoria di Cristo. Siamo un gruppo che ha ricevuto lo Spirito Santo, perché a coloro che riconoscono Cristo Signore, Cristo il Signore dà il suo Spirito perché possono vivere la signoria di Cristo. Nessuno può dire Gesù è il Signore se non nello Spirito di Dio, nello Spirito Santo. Soltanto quando noi abbiamo lo Spirito Santo possiamo vivere pienamente la signoria di Cristo. Nessuno può dire Gesù è il Signore, dirlo con la, non soltanto con la bocca, ma soprattutto con la vita, se non è nello Spirito Santo. È lo Spirito Santo che esprime in noi la vita di Cristo, che proclama a tutti che noi siamo il Cristo vivente. Si può vivere Cristo soltanto nello Spirito Santo. Ecco allora che noi siamo legati allo Spirito Santo. Siamo il gruppo dello Spirito. Lo Spirito Santo per noi non è una devozione. O meglio, può essere una devozione nel senso così tipico, nel senso genetico della parola. Non è una devozione, ma è una consacrazione. Devozione significa essere votato. Noi siamo votati allo Spirito, nel senso che lo Spirito abita in noi, nel senso che lo Spirito abitando in noi esplicita in noi tutta la sua vitalità. Noi siamo un gruppo consacrato allo Spirito Santo. Perché Cristo, per farci vivere la vita di Dio, ci dà il suo Spirito. Lo Spirito Santo è lo Spirito di Cristo. È lo Spirito di Cristo. Chi non ha lo Spirito di Cristo, costui non gli appartiene. Ecco perché dobbiamo coltivare in noi questa consacrazione allo Spirito. Vivere così intensamente in unione con lo Spirito, in modo che questo Spirito di Cristo innesti in noi il pensiero di Cristo, la volontà di Cristo, i sentimenti di Cristo, l'operazione di Cristo. Vivere di Spirito Santo. Proprio nel libro degli Atti sono celebrati quegli uomini che erano pieni di Spirito Santo. Barnaba era un uomo pieno di Spirito Santo. Stefano era un uomo pieno di Spirito Santo. E così di tanti altri. Si insiste sempre che si agiva nello Spirito. Lo Spirito era colui che dirigeva gli apostoli, parlava agli apostoli. Mentre erano in preghiera, capitolo 13, ad Antiochia, quella comunità di dottori e di profeti, venne lo Spirito e disse: separatemi
Barnaba e Saulo. Lo spirito è di casa, lo spirito parla, e questo non soltanto a livello individuale, ma a livello comunitario. Siamo il gruppo dello Spirito Santo e non abbiamo bisogno di nulla, perché lo Spirito Santo è lo Spirito di Dio, è Lui che rinnova la faccia della terra, è Lui che ci dà Gesù. Per te sciamus da patrem, diciamo nel venio creator spiritus, da o Spirito Santo, che comprendiamo per te il Padre, comprendiamo per te il Figlio, comprendiamo per te te stesso che procede dal Padre e dal Figlio. Egli ci dà la verità e la verità ci rende liberi, la verità cioè ci rende uomini, fatta l'immagine e somiglianza di Dio. Lo Spirito ci rende viventi, noi siamo i viventi dello Spirito perché abbiamo lo Spirito di Dio. La nostra vita è lo Spirito, in misura che noi viviamo dello Spirito, alitiamo lo Spirito, manifestiamo lo Spirito, siamo i veri viventi, i viventi di Dio. La vita di Dio, quella vita che era nel Padre, il Padre l'ha dato al Figlio, e il Figlio l'ha data agli uomini, e il Figlio l'ha data agli uomini comunicando il suo Spirito. Per cui la vita di Dio che viene ad essere dentro di noi e che si spande da noi agli altri. Ecco un'altra linea. Siccome lo Spirito ci santifica ed ha una collaboratrice, come Cristo ebbe una collaboratrice, Maria, così la pietà mariana, la connotazione mariana del nostro gruppo è una caratteristica, e non abbiamo bisogno di andare a destra e a sinistra, perché è lo Spirito che ci porta ad amare Maria come collaboratrice dello Spirito per la nostra santificazione. Sappiamo che la Madonna collaborò alla redenzione nostra, e quando Gesù ci affidò a Giovanni, ecco, tua madre si affidò alla Chiesa, ma nella Chiesa c'è una madre che è Maria. Ecco tuo figlio, questo figlio siamo noi, questa madre è Maria. Ecco perché la connotazione mariana è intrinseca al nostro gruppo di rinnovamento. Non abbiamo bisogno di andare a destra e a sinistra per imparare, per apprendere, perché è lo Spirito stesso che ci dà Maria. Esso, lo Spirito, è lo sposo ed è geloso della sua sposa. Lo Spirito Santo, dice Grignion di Montfort, dice Massimiliano Kolbe, non permette ad alcuno di entrare in Maria se non quelli che sono segnati da lui. Noi siamo i segnati dello Spirito, noi portiamo il sigillo dello Spirito, e lo Spirito ci permette di entrare in punta di piedi nel mondo misterioso di Maria e di entrare in intimità con nostra madre. Essere coscienti di questo, cioè della connotazione mariana intrinseca al nostro gruppo, come una linea spirituale che noi dobbiamo portare avanti, che noi dobbiamo vivere. Del resto, se lo Spirito Santificatore è all'opera, siccome lo Spirito non opera senza la sposa e si serve di Maria
che è l'unica sua sposa, non possiamo noi santificarci senza la collaborazione di nostra madre. È detto che dove lo Spirito sente il profumo di Maria e lo sente da lontano, ivi si riposa. Vedete le farfalle che girano, dove sentono il profumo particolare si posano. Lo Spirito Santo che vaga, dove senti il profumo di Maria, lì si posa. E se in noi c'è il profumo di Maria, lo Spirito Santo scende in noi, perché riconosce se stesso. Perché l'amore a Maria non l'acquistiamo da questo, da quello. L'amore a Maria ci viene dallo Spirito Santo. È Lui che mette in noi l'amore a Maria, quello autentico. Perché ci possono essere tanti modi di amare Maria. Ci può essere un modo sentimentale di amare Maria. Ci può essere un modo su cui non mi voglio fermare, per cui Maria è come un ideale davanti a noi. Ma l'amore autentico per Maria, ce lo dà lo Spirito Santo. E soltanto nello Spirito Santo, come amiamo Gesù, possiamo amare autenticamente Maria, di quell'amore che ci porta ad assomigliare a Maria, a stampare dentro di noi i sentimenti di Maria, a sprofondarci nella nostra umiltà, nel nostro spogliamento, nella nostra obbedienza, per ripetere dentro di noi l'atteggiamento di Maria. Per cui ecco, fratelli e sorelle, quali sono i tre punti, le tre linee su cui noi dobbiamo riflettere. Prima linea della nostra spiritualità è una spiritualità cristica, Gesù il Signore. È una spiritualità tipicamente dello Spirito. Portiamo avanti lo Spirito, il fiato dello Spirito. Alitiamo Spirito Santo. E siamo con Maria, nostra madre, come colei che è collaboratrice dello Spirito nell'opera della santificazione. Ossia l'amore a Maria, lo ripeto, ci viene direttamente dallo Spirito Santo. Non abbiamo bisogno di andare a destra e a sinistra. È lo Spirito, vivendo lo Spirito Santo, in seno al gruppo, in seno alla comunità, vivendo lo Spirito Santo, secondo quanto lo Spirito stesso si dà a noi, noi esploderemo di amore per Gesù, di amore per Maria, di amore per il Padre, di amore per la Chiesa, di amore per il mondo. Due altri connotati. E finisco, vediamo. Li accenno appena. La nostra spiritualità è ecclesiale. È ecclesiale perché lo Spirito Santo crea la Chiesa. Cristo ha una sposa che è la Chiesa. Noi siamo inseriti nella Chiesa, per cui il connotato nostro è l'ecclesialità ben ordinata, l'ecclesialità che è un mistero, che è una realtà, non è tanto un ente giuridico. La Chiesa sì, giuridicamente è ben costituita, gerarchicamente funziona, ma è il mistero di Dio, il mistero di Dio che si attua in noi, per cui una spiritualità ecclesiale. Ancora una spiritualità aperta al mondo, aperta al mondo. Non possiamo chiuderci noi stessi, cioè è ecumenica, perché Cristo vuole salvare il mondo. Non possiamo chiuderci nel nostro gruppo. Guai chi dovesse consumare la vita dentro il proprio gruppo. Nel gruppo si nasce, nel gruppo si progredisce, ma dal gruppo si esce. Non per rompere i vincoli col gruppo,
ma e neanche per operare in un altro gruppo, per attingere altrove, no, ma per andare nel mondo, per andare in mezzo agli uomini, per salvare il mondo. Per cui la nostra spiritualità, diciamo, è mondana, nel senso che è ecumenica, aperta agli uomini, aperta a tutte le realtà umane. Dobbiamo essere aperti a tutti, non soltanto ai vari componenti della società umana, privilegiando i poveri, i miseri, privilegiando i bisognosi, ma bisogna essere aperti a tutti gli uomini, anche agli atei, andare degli atei, atei non ce ne sono, cioè non c'è nessuna creatura umana che non debba interessarci, non c'è nessuna istituzione umana che non debba interessarci, tutto il mondo è nostro, perché tutto il mondo è di Cristo, nel senso che tutto il mondo deve essere convertito a Cristo e deve diventare l'umanità di Cristo. Amen.